L'appuntamento del Mondiale Rally in Argentina per la Citroën è partito così, con un funambolico show dei suoi piloti al centro di Buenos Aires. L'otto volte campione del mondo Sebastian Loeb e il compagno di squadra Mikko Hirvonen hanno regalato uno spettacolo emozionante, facendo la loro evoluzione davanti a un pubblico elettrizzato composto da oltre 50.000 partecipanti, più diversi ospiti speciali. Lo show nella capitale argentina ha ancora una volta dimostrato tutto il talento di questi veri mostri dell'automobilismo, oltre all'agilità della DS3 WRC. Pur in un piccolissimo percorso, infatti, Loeb e Hirvonen si sono ben destreggiati tra gli ostacoli, i salti, le gincane e gli immancabili donuts e burnout. Terminato lo show con i classici saluti di rito al pubblico in visibilio, i piloti hanno dovuto concentrarsi per la gara. Un rally, quello d'Argentina, che si svolge su terra e che è da sempre considerato insidioso quanto spettacolare. La gara però è finita allo stesso modo dello show di Buenos Aires, cioè col pubblico ad applaudire il duo Citroën, che dopo tre giorni di difficili prove speciali siglava una trionfale doppietta. A vincere questa quarta tappa del Mondiale WRC 2012, neanche a dirlo, è stato Sebastian Loeb, che con questo successo ha siglato l'ennesimo record, quello delle 70 vittorie in carriera. L'otto volte campione del mondo ha dunque preceduto il finlandese Mikko Hirvonen e la Ford del norvegese Mads Østberg, ma in realtà la gara è stata più difficile di quanto non dica il risultato finale. Durante il rally, però, complici i problemi dei rivali della Ford, il duo Citroën si è trovato da solo a darsi battaglia per gran parte della gara, fino a quando la Citroën ha dato ai piloti l'ordine di congelare le posizioni per salvaguardare il vantaggio nei confronti del resto del gruppo ed evitare di commettere errori. Alla fine dunque i due terminavano il rally nell'ordine, anche se distanziati di soli 15 secondi. Beh, è andata bene, abbiamo avuto un buon inizio e poi verso metà della corsa ci siamo ritrovati io e Mikko in testa. E quindi una situazione perfetta, abbiamo fatto una bella volata verso la vittoria, quindi davvero una bella corsa e poi abbiamo preso molti punti importanti per il campionato dopo il Portogallo, quindi molto bene. È importante capire cosa devi fare, perché bisognava prendere più punti possibile sia per il team che per me stesso. E a volte ci sono dei rally in cui devi solo controllare il tuo passo e noi siamo stati in grado di farlo. Siamo stati molto costanti e abbiamo avuto un ottimo passo per tutto il weekend. Quindi non è andata troppo male, stiamo andando nella giusta direzione e sono contento. Loeb, con questo terzo successo del 2012, consolida la sua leadership in classifica con 91 punti, davanti al norvegese della Ford Peter Solberg a quota 73 e a Hirvonen terzo con 70. Prossimo appuntamento col Mondiale WRC, 25 maggio, con Rally dell'Acropoli. Il 36esimo Rally 1000 Miglia, gara organizzata dall'Automobile Club di Brescia, è stato vinto da Gian Domenico Basso in coppia con Miti Adotta, in gara con la Ford Fiesta Super 2000 della A-Style. Un primo posto, quello ottenuto dal pilota veneto, assolutamente meritato e arrivato al termine di una corsa svoltasi il primo giorno su fondo bagnato e il secondo su strade completamente asciutte. Per una volta dunque, questa è già una notizia, il secondo gradino del podio è andato alla coppia campione in carica, quella formata da Paolo Andreucci e Anna Andreussi, con la loro Peugeot 207 Super 2000 della scuderia Racing Lions. I portacolori di Peugeot Italia, che alla fine hanno concluso con un distacco di 1 minuto 18 secondi e 3 decimi, hanno comunque mantenuto la testa della serie tricolore. Terzi assoluti a 1.54.3 si sono piazzati Umberto Scandola e Guido D'Amore al volante della Skoda Fabia S2000. Per il veronese, pilota ufficiale di Skoda Italia Motorsport, un risultato importante e tanta esperienza in più per i prossimi impegni del tricolore, che lo vedranno sicuramente protagonista. Insomma, sui primi tre gradini del podio, tre vetture diverse alla faccia della monotonia e di chi pronosticava un'altra facile vittoria nella serie di Andreucci. Il toscano resta il favorito, certo, ma questa gara ha dimostrato che dovrà lottare sino in fondo. Beh, è stata una bella vittoria, no, non ce l'aspettavamo sicuramente al debutto, ecco, la macchina era nuova, gomme nuove, però il pacchetto ha funzionato bene e poi qui a Brescia noi siamo sempre riusciti ad esprimerci al massimo e a sempre, diciamo,
il mio stile di guida è sempre uscito fuori, ecco. Ma diciamo che il pacchetto ha funzionato molto bene, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Poi è stata una gara molto, molto anche gestita, gestita perché comunque le condizioni variavano molto di continuo, quindi anche con le gomme è stata veramente dura. Quindi è stata una gara sì di prestazioni, ma anche di gestione, di gomme, di tutto il resto. Sì, sono rimasto sorpreso anch'io. Basso ha fatto una bellissima gara. Diciamo che già lo shakedown avevamo visto che su quei 2 chilometri, anche se erano poco significativi dal punto di vista sportivo, però lì ha fatto un tempone che insomma, a mia danna ci ha confermato che Basso era sicuramente l'uomo da battere. No, va molto bene, molto bene. Siamo partiti ieri in maniera un po' difficile perché abbiamo sbagliato le gomme su ogni prova e oggi siamo partiti bene, con qualche errore siamo usciti di strada, però non abbiamo perso niente perché siamo usciti oltre la fotocellula e pensavamo la gara finisse lì, invece con la forza della disperazione siamo riusciti a rientrare in strada e abbiamo visto che in condizioni ottimali, con le gomme giuste e sul fondo giusto, siamo veloci tanto quanto, forse di più, degli avversari. Per quanto riguarda l'andamento della gara, va sottolineato che ancora una volta i nostri migliori piloti sono stati nettamente superiori ai molti stranieri presenti. Stranieri di grande esperienza e curriculum come Juha Nyinen, al volante della sua Skoda Fabia S2000, che dopo aver cercato inutilmente di tenere il passo dei migliori, si è dovuto accontentare del quarto posto a più di 2 minuti di distacco dal primo. Ottime le prove di Matteo Gamba, quinto nell'assoluto, e straordinaria quella di Stefano Albertini, giovane promessa del campionato rally, velocissimo al debutto su una Peugeot 207 Super 2000 messagli a disposizione dalla Racing Lions. Buona prova anche quella del cesenate Simone Campedelli, guidato da Danilo Fappani, al volante della Citroen DS3, che ha come obiettivo in questa stagione la conferma del titolo junior. Il prossimo appuntamento del campionato rally italiano vedrà i concorrenti protagonisti impegnati nell'importante appuntamento del rally dell'Adriatico dal 17 al 19 maggio. Per 2 velocità, per destra 3 meno, lascia 2 tempi. 2 tempi 30. È stata concepita per il mercato cinese, non a caso è esposta in questi giorni al Salone di Pechino 2012. Si chiama Citroën numero 9 ed è una concept car che in realtà anticipa le linee della futura ammiraglia della casa francese, la DS9. La numero 9 ha dunque il compito di presentare in anteprima ai clienti cinesi lo stile e il carattere premium della linea DS. Come già la DS5, questa concept vanta la tecnologia ibrida che abbina un motore benzina turbo da 1,6 litri a un motore elettrico per sviluppare complessivamente ben 295 cavalli, ma in più ha la tecnologia plug-in che consente di ricaricare le batterie con una normale presa di corrente. Nonostante l'aspetto da elegante limousine del terzo millennio, le prestazioni sono da supercar, con un'accelerazione da 0 a 100 in 5,2 secondi e una velocità massima di 244 km orari. Dal punto di vista visivo, sono le dimensioni a denotare il carattere da vettura regina di gamma, dato che con i suoi 4,93 m di lunghezza per 1,94 m di larghezza e un passo di oltre 3 metri, possiede misure maggiori di buona parte della concorrenza. Alcuni elementi di design che appaiono adatti allo stile di una concept potrebbero tuttavia caratterizzare anche la versione finale. Citroën infatti pone particolare attenzione su alcuni dettagli, come il nuovo frontale con la griglia scolpita a 3 dimensioni che fluisce direttamente nei gruppi ottici full LED, così come il tetto galleggiante sottolineato da finiture cromate e le superfici vetrate laterali scorrono verso il lunotto posteriore, tutti elementi stilistici che appariranno sui prossimi modelli DS.
Mini e Design è un connubio che da sempre dà forma a iniziative e progetti di livello internazionale. La tradizione non si è smentita in occasione del Design Week di Milano. Il famoso duo di designer olandesi Schulten e Beijings ha infatti presentato l'installazione Color One for Mini al Fuorisalone di Milano. Una reinterpretazione del design di una Mini One, esplorandone la struttura fin nei minimi dettagli. I designer hanno attinto ai loro strumenti stilistici più familiari, colori e materiali. Il concept di stile è stato esposto fino al 28 aprile presso la Statale di Milano nell'abito di Interni Legacy. La nuova linea DS sembra ormai una scommessa vinta da Citroën. A 2 anni dal lancio, i modelli DS3, DS4 e DS5 hanno raggiunto un totale vendite combinato di oltre 200.000 esemplari. Per celebrare questo primo biennio di successi, la casa francese ha organizzato i DS Days, una 3 giorni dedicata all'universo DS, con visite ai siti di produzione di Poissy, Mulhouse e Sochaux, con test drive e anticipazioni sul futuro della gamma. I festeggiamenti sono iniziati con un concerto presso il C42, la prestigiosa vetrina internazionale del Double Chevron sugli Champs-Élysées. Nel corso delle celebrazioni, il presidente di Citroën, Banzé, ha consegnato le chiavi della 200.000esima DS, una DS5. Giri di pista a Soisy, su alcune versioni delle DS3, allestite per l'occasione, hanno entusiasmato gli appassionati di rally. Confermando le promesse di fine anno, Honda ha assunto 500 nuovi addetti, portando così a 3.500 il personale presso gli impianti di Swindon, in Gran Bretagna. I 500 nuovi assunti sono operativi dal 30 aprile e contribuiranno a proseguire il piano di sviluppo della produzione di auto e propulsori presso gli impianti europei di Honda e a supportare l'incremento di domanda per la nuova Civic. Nel 2012 la produzione di Swindon dovrebbe raddoppiare, raggiungendo le 180.000 unità. Seat sbarca in Cina, aprendo le sue prime 8 concessionarie nel paese. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente di Seat, James Muir, e dei membri del comitato esecutivo. Il primo modello messo a disposizione dei clienti cinesi è la Leon. Il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen conta di portare il numero delle concessionarie a 15 entro la fine dell'anno. Le vetture destinate a questo nuovo e importante mercato saranno tutte prodotte in impianti europei. Per il secondo anno consecutivo, Hyundai Italia è sponsor principale di Brera Design District, il cuore pulsante delle iniziative della settimana milanese del Salone del Mobile. Quest'anno, Hyundai ha messo a disposizione degli operatori un servizio di courtesy car formato da una flotta di nuove i30. La casa coreana è stata anche partner di fuorisalone.it, portale di riferimento della settimana del design.